Buonasera, qui dall'esterno della questura di Trapani, dove da uno dei cancelli di accesso all'area esterna riservata sta facendo ingresso, vedete questo mezzo sul quale è stata caricata l'auto di Matteo Messina Denaro, un'Alfa Romeo Giulietta ritrovata stamattina a Campobello di Mazara dalla polizia. L'auto si trovava a poca distanza dalla abitazione di Giovanni Luppino, l'imprenditore agricolo autista di Matteo Messina Denaro, arrestato insieme a lui lunedì scorso a Palermo alla clinica Maddalena, e risulta intestata alla madre di Andrea Bonafede. Il prestanome, diciamo il geometra di Campobello di Mazara, la cui identità veniva utilizzata appunto da Matteo Messina Denaro per le sue necessità mediche. Come vedete, qui ci sono appunto altri mezzi della polizia. Questa è la vettura, una vettura immatricolata nel 2020. Vedete i mezzi della scientifica che già ovviamente stamattina hanno effettuato i primi rilievi, e adesso si proseguirà appunto con le analisi su questo mezzo, la cui chiave era stata ritrovata proprio nel borsello del boss al momento dell'arresto. Ed è stato proprio risalendo, utilizzando il codice della chiave ritrovata nel borsello del boss, che si è risaliti alla vettura, e alla vettura poi anche a delle immagini che sono state utili per le indagini. Allora noi ringraziamo ovviamente gli uomini della polizia, della questura, grazie, buon lavoro. È arrivata quindi a Trapani la vettura di Matteo Messina Denaro. Ornella Fulco per trapanisi.it.